Volevo Ciao, salutare ciao. Pietro, ragazzi. Ciao Una Pietro. cravattona. Una cravatta, vado con una sola che va bene. In pieno stile Renato De Carolis. Esatto, ormai sei un mito, Renato. Camicia bianca. Sei andato lo stesso stilista, sei. Guarda, ho fatto anche il nodo come te, vedi, un po'. Wow, fantastico, E no, è fantastico. perché tu e Riccardo siete sempre super eleganti, ho detto, sai che ci Arrivando sto Riccardo, mettendo in arriva. crisi. È vero, è vero, è Non vero. ce la facevo a stringermi il colletto, l'ho messo un po' più così. Però No, libera, Pietro, libera, aria. Oh, ma mettiamoci tutti così la prossima volta, facciamo tutto stile De Carolis. A me la camicia è aderente perché sono ingrassato, quindi qua sta quarantena ma accisa a me. Comunque, sopra ha scritto Max, rispetto per tutti. Ragazzi, qui, ripeto, ognuno esprime la sua visione senza imporsi, dire dovete tutti pensare questo, ma uno dice, secondo me, le quotazioni attuali non sono giustificate, quindi magari secondo me da qui potrebbe venire giù il mercato, secondo la mia idea. C'è chi invece magari dice, no, il mercato sta già apprezzando, sta scontando quella la ripresa, famosa ripresa V, cioè dopo il crollo, poi tutto come si è scesi così violentemente, si risale violentemente, il mercato ci darà la risposta nel tempo, adesso ognuno ha la sua idea, opinione al proposito e quindi rispettiamo, non dobbiamo cambiare le idee agli altri e non imporre anche le nostre idee agli altri. Quindi Pietro, la tua idea cos'è? Come È va? così, Renato, è come dico io, non mi rompete le balle. Ecco, io ho fatto venire Pietro proprio per questo. No, no, beh, bello, mi piace questo clima frizzantino, è bello, il confronto anche tosto e intrigante. Guarda, io la vedo così, cioè, ti parlo della mia storia. Ogni volta che mi sono incaponito, che ho detto no, ma il mercato si sbaglia, qua stiamo salendo senza ragione, ma dove cazzo andiamo? E mi sono incaponito, mi sono messo sopra contro il mercato, ho preso delle botte micidiali che non me le scordo più. E quindi sulla base degli schiaffoni e dei ceffoni che mi sono preso, ho imparato come un bambino di 6 anni a non farlo più, nel senso che preferisco farmi guidare al mercato. Essere molto neutro sulle idee dei prezzi che scontano o non scontano, ma non perché non credo che i prezzi scontino prima o dopo, ma perché ogni volta che mi sono incaponito mi sono rovinato, caro Renato, e quindi sono molto più, diciamo, umile, fra virgolette, affrontando day by day il mercato piuttosto che farmi idee di lungo. Bene, Sì, bene, sì, sì. La Renato, a penso proposito. anch'io come Pietro, perché Scusami, comunque. un attimo, Pietro. Pino. Scusa, Rossano? No, perché penso che comunque nel momento in cui pensi che il mercato deve fare qualche cosa, o sei tranquillo che ti dà contro, o comunque fa l'esatto contrario. Quindi il deve sul mercato, secondo me, non esiste proprio. Cioè, potrà fare, nel momento in cui uscirà una notizia, potrà. Ma il deve è un po' difficile poi da, se no sarebbe troppo facile. Renato, solo una considerazione veloce. Allora c'era Pino, aspetta, no, Pino che voleva dire qualcosa? Pietro, non ho capito quello che hai detto. Volendo essere più sintetico, più conciso, sale, cioè sta salendo immotivatamente e quindi ti aspetti nel breve uno storno, oppure questa salita è giustificata? Cioè, proprio essendo concreto. È una domanda rivolta a me? Sì, Sì. sì, sì. No, la risposta è che non ho la più pallida idea, nel Ah, senso che ok. io credo che francamente abbia fatto molta strada, soprattutto il mercato americano, ma non escludo che razionalmente, no? Quindi se fossi convinto e agissi secondo le mie opinioni, l'avrei shortato da tanto, però l'avrei shortato, cioè se ci pensi il mercato sarà a 12 anni in America, quindi se l'avessi shortato quando avevi in mente che questa roba era in piedi, adesso già sarei in rovina, quindi nonostante probabilmente lo creda, non faccio, cioè non agisco secondo le mie idee filosofiche, ma cerco di guardarlo giorno a giorno seguendo quello che succede, cioè non penso che sono più intelligente del mercato e prima o poi mi darà ragione, questa è la sostanza. Perché poi ti dico, ogni volta che l'ho fatto mi sono rovinato e tante volte ho pensato, ah, ma sto mercato americano ritraccia, ritraccia, storna, ma in realtà saliva sempre. E pensa cosa sarebbe successo se si shortava. Quindi,
non cioè, cerco di tenere le mie opinioni da una parte, e invece quando clicco sul mouse non, è come se non pensassi al futuro, penso all'operazione e basta. Intanto saluto Renato con i capelli, l'ha definito Cozzamara, Riccardo con i capelli. Renato con i capelli. Un caro saluto. Oggi io sto la cravatta. Ho notato, infatti volevo partire con un cuore, facendo un cuore così, perché ho visto con la cravatta, diciamo, ho detto camicia bianca e cravatta. Oggi ma proprio... guarda come è legata la cravatta. ho visto. Come va, noi apprezziamo. Bene, voi come state? Bene, siamo qua, sei un po' surriscaldata su questa situazione di mercati, questo PIL americano, meno 4,8 è pure esiziale, insomma come funzionano questi mercati, sono troppo staccati dalla realtà, Boeing trimestrale negativo, sta salendo, stiamo un po' dibattendo, Salvatore dice Renato è Pietro che si occupa dell'azionario, guarda c'è Salvatore che ha già una domanda per te Pietro. Adesso vai Pietro, vai con la cravatta puoi spaccare, vai Pietro. Riccardo, parleremo di certificati adesso, quindi se avete domande sul funzionamento certificati adesso è il vostro momento. Allora Salvatore, microfono ce l'hai attivo, se lo vuoi attivare, riattivare. Ciao Pietro. Ciao, buonasera. Tutto a posto. Senti un poco, allora ho fatto una domanda prima a Renato, perché mi ha detto che più o meno te ne occupi tu dell'azionario. Sì. Siccome io sto iniziando a intraprendere il discorso dell'azionario, però non ho ancora capito come si fa a vedere l'andamento di un'azienda e in base ai suoi utili che escono del trimestre e in base al futuro di questa azienda. Come si fa, per esempio, a investire su quell'azienda, a sapere che quell'azienda ha una crescita annuale, una crescita semestrale, una crescita a 10 anni. Non so se mi sono... Cioè tu mi stai chiedendo se la capacità di un'azienda di produrre utili prospettici, cioè individuare quelle aziende in grado di creare utili crescenti, questa è la domanda. Esatto. Ok. È una bella domanda. In linea di io per quello ho detto falla a Pietro, no. Lasciala a te. Sei furbo, non vale. No, ma è una bella domanda e mi riaggancio per certi versi a quello che dicevate voi, no? Non so se ci hai mai fatto caso, adesso ho capito che segui da pochi mercati, no? Ma te lo do come compito per casa, Salvatore. Pensa a quante volte un'azienda ha dei risultati pessimi e il titolo in borsa sale. Ti sei mai chiesto perché? Tipo Caterpillar, no? Che adesso Caterpillar sta salendo. Sì, ma Caterpillar... I numeri di Google stanotte, non so se li hai seguiti, e nonostante YouTube abbia un po' salvato la baracca, comunque sono numeri negativi. Perché? Perché il mercato vive di aspettative, non vive di risultati. Cioè, vive sul fatto che si aspetta che un'azienda faccia male. Se fa meno male, cioè fa meno peggio rispetto a quanto il mercato pensasse, sale. Quindi il fatto che un'azienda produca utili non è di per sé un modo per far salire il titolo. Viceversa, non so se ti è mai capitato vedere i numeri di Apple, che sono i numeri impressionanti, cioè una macchina da soldi impressionante, e magari il mercato vende, perché fare utili non è, è il prerequisito per crescere sui mercati, ma non è una garanzia che lo facciano, se no sarebbe troppo facile, no? Noi elenchiamo le aziende che producono più utili nel tempo e le compriamo, però il fatto che il mercato le compra e quindi il prezzo sale e quindi il prezzo sta scontando che farà ancora più utili nel futuro, e se ciò non avviene il mercato vende. Quindi capisco la tua domanda, però comprare banalmente le aziende che fanno utili, ahimè, non è come dire, sufficiente per fare soldi in borsa, perché sennò sarebbe troppo facile, questa chat avremo tutti con lo sfondo delle Maldive, purtroppo. Invece non è così. A parte Massimo che c'ha lo sfondo ancora più bello delle Maldive. Ti ho fatto domanda perché non voglio fare altri errori, capite? Già ne ho fatti parecchi. E allora volevo capire meglio la situazione dell'azionario prima di fare altri errori e di capire bene perché si comprava un'azione e perché si vendeva.
Guarda, proprio in due parole, adesso è un discorso un po' lungo, ma io proprio ti do due input. Allora, ci sono due modi, cioè due strategie per comprare un'azione, o con una logica di investimento o con una logica speculativa. La logica di investimento è quella che mi sembra più simile alla tua. Tu immagini che l'azienda attraverso i numeri intercetti un valore fondamentale che si chiama fair value. Dici, secondo me, che ne so, Unicredit ha un fair value di 7 euro, ok? Di 10 euro, vai, immaginiamo. Ok, sì. Lo confronti con il prezzo di mercato e dici, ok, quanto vale Unicredit adesso? 7,20. Secondo la mia stima vale 10 e quindi il mercato sottovaluta Unicredit e quindi fin quando non si allinea al fair value io la compro. Questa è la logica di investimento. Quindi tu calcoli il valore fondamentale, il fair value e finché il prezzo non si allinea al fair value rimane in posizione. Logica che non è tanto la mia logica, non la sposo molto per tanti motivi, poi se vuoi, se c'è tempo ti spiego. La logica invece più mia è una logica speculativa, cioè non miro a conoscere il fair value di un'azione, ma auspico che il prezzo dell'azione che io acquisto faccia tanta strada in poco tempo, è auspicabilmente la direzione che io desideri. Questa è una logica speculativa, cioè non vado sul fair value, ma vado sulla dinamica dei prezzi. Cioè auspico che il prezzo si muova molto rapidamente nella mia direzione e rimango lo stretto tempo necessario affinché il prezzo si muova rapidamente. Quindi secondo me la prima cosa che devi fare è scegliere che fare da grande, lo speculatore, quindi breve termine attraverso lo strappo dei prezzi, o l'investitore, ti metti là, cerchi di individuare le aziende sottovalutate, rimani in posizione vietato dal banca. Questa diciamo è la prima, il primo campo di scelta. Allora, tu dici, a riguardo all'investimento si può fare a lungo termine, cioè esatto. È fatto per il lungo termine, mentre la speculazione è fatta per il breve termine, intraday. Esatto. Non necessariamente intraday, diciamo breve termine non vuol dire necessariamente intraday, può voler dire qualche giorno, qualche settimana, una roba del genere, però non te lo tieni in portafoglio sperando di... Te lo tieni in portafoglio sperando che si muova molto rapidamente nella direzione che tu auspichi. Se lo fa, siamo contenti e brindiamo tutti. Se non lo fa, invece, ti chiudi con un rapporto rischio-rendimento che sia auspicabilmente almeno 1:3. Cioè, quando sei dalla parte sbagliata perdi un euro, quando invece sei dalla parte giusta devi avere la capacità di guadagnarne molto di più. Questo è sinteticamente il lavoro dello speculatore, che fa semplicemente una scommessa sulla direzione. Se va bene... molto bene, se va male chiude subito con una piccola perdita. Okay. Bene. Bene. Io ti dico la verità, Pietro, io ho un'azione acquistata già da tempo di AMD. Sì? Di AMD che come azienda tu lo sai, costruiscono processori, sì, schede grafiche, quindi è una bellissima azienda. Certo. Però allora io sono pienamente consapevole che questa azienda è in futura crescita, è indubbiamente in futura crescita, però vedo che nel mercato azionario, in borsa, per esempio i titoli di questa azienda, mentre stanno crescendo, poi scende di nuovo il titolo. Perché queste anomalie? Se AMD è un'azienda forte come utile e come produzione. Allora, anzitutto diciamo hai preso un bel titolo perché adesso sta quasi a 50 dollari, ha fatto una bella cosa. Perché? Perché il prezzo è l'incontro di domanda e offerta e quindi nel prezzo probabilmente sono scontate già tutte le aspettative più positive e quindi non è detto che continui a salire, perché 50 dollari potrebbe essere un prezzo già che sconta degli scenari molto molto positivi per il futuro. Perché il prezzo di borsa non è altro che l'aspettativa sugli utili futuri di un'azienda. Ogni giorno la domanda e l'offerta si incontrano e decidono se quello è il fair value e quindi non potrai mai trovare un titolo che sale sempre o scende sempre. Scende sempre, ci sta. No, questo insomma è il discorso. Però in linea generale, se posso darti un consiglio, diciamo la buona regola della finanza prevede di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, no? Allora se uno ha 100 euro, auspicabilmente non dovrebbe mettere tutti e 100 euro in un AMD, nonché in un altro titolo, benché sia promettente. L'idea di base è sparpagliare le proprie risorse su tanti asset, in modo che se l'investimento su AMD ti va non come auspichi, ma dice non auspichi, ti compensa
diciamo l'errore fatto su AMD. Quindi ti consiglio innanzitutto di diversificare su più asset e non fare la scommessona sul titolo singolo. Insomma, è una regola un po'. Ci sono le opzioni offerte dai certificati, di cui oggi qui è qui presente. Mi sono allungato, ma io sono logorroico. Riccardo. No, va bene, ci mancherebbe, anzi, sono sempre tutte informazioni utili. Grazie, sei stato gentilissimo. Ma figurati, a disposizione. Non mi amo niente sottendo quando ho detto solo logorroico. Allora Pietro, dai, parla dei certificati, così vendiamo i nostri prodotti. No, scherzo, ovviamente. No, su AMD c'è qualcosa, per esempio, AMD. AMD, Pietro, tu che sai, su AMD c'è qualcosa? Non credo che ci sia qualcosa, non credo proprio. Però ti faccio vedere, questo è il sito, poi vengo a mettere anche il link nella Zoom chat, e quindi dove si possono fare la ricerca. No, su AMD no. Esatto, filtro ricerca, poi ci sono fondamentalmente tutti i prodotti. Vabbè, e metto tutti per il momento. Esatto, vengono fuori tutti i... tutti insomma. Ordinare per data di pagamento finale, ce ne sono due, 17 giugno 21 e uno 17 giugno 20. Poi c'è un cash collect, che invece è un prodotto adeguato a chi ama e auspica avere delle cedole periodiche, quindi rendimenti periodici. E poi ci sono due reverse bonus cap, che sono indicati invece per chi mira alla discesa del prodotto, cioè per chi scommette sul fatto che il prodotto scenda. E infine c'è un top bonus doppia barriera, che invece è un prodotto ancora più conservativo, che presenta, a differenza del bonus cap, una barriera continua e discreta e non continua. Cioè, che cosa vuol dire? Che la perdita della barriera non si ha nell'intraday, ma si ha a scadenza si fa la fotografia. Se il prezzo è sopra barriera paga il bonus, se è sotto barriera non paga il bonus. Quindi questo è un primo modo per ordinare sulla base delle proprie esigenze. Che cosa pensi? Che sale o scende? Quanto tempo vuoi rimanere in posizione? Vuoi una cedola o non vuoi una cedola? Farei queste domande a chi è interessato e sulla base di queste delle risposte si sceglie il prodotto più adeguato. Io così, diciamo, interpreto. Certo. Soprattutto sulla base dell'analisi fatta sul sottostante, insomma. Sì, sì, alla fine ho scelto AMD, evidentemente un motivo, insomma, l'ho cercato, quindi evidentemente ho un'idea di base, che poi il prodotto deve semplicemente valorizzare l'idea. Cioè, questo è il concetto del certificato. Tu devi partire dal sottostante. Prendi il sottostante, dici, bene, è meglio che vado lineare sul cash, cioè sul prodotto, in questo caso sull'azione, oppure c'è un prodotto finanziario strutturato che meglio può valorizzare l'idea e quindi lo scenario ugualmente? Questo è il ragionamento che si fa. Certo. Guarda, per esempio, in realtà ti dico... Ah sì, scusate. Non... Pietro, vai, scusami, vai. Io ho sempre avuto il desiderio di andare short. Quindi con un certificate di questi potrei andare short quando voglio. Sì, due, adesso non so, Leandro, sto condividendo due sono reverse bonus cap. Per condividere, Pietro? Sì, allora, Pietro, c'è il ZR4 finale, che è fondamentalmente, diciamo, quello che al momento rispecchia, perché l'altro, ormai l'altro è andato, non ha gran senso, però il ZR4 finale... Dove lo trovo? Allora, questi certificati sono negoziabili su qualsiasi piattaforma. Benissimo. Se visita il sito investimenti.unicredit.it, che ho già messo nella chat, che Renato ha messo nella chat, e ricerca per sottostante, le viene fuori anche la scheda del titolo, quindi con tutte le caratteristiche. Giusto per dare l'icing, così magari se lo vuole annotare, e DE Domodossola Empoli 000. No, un attimo che lo cerco, lo cerco proprio. Sì, 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 sì. Allora te lo do anche così al volo, magari lo segni. DE 000 HV49 ZR4. Ripeti, DE 000 HV49 sì. ZR4. Sì, come funziona quindi questo?
ti ritrovi, Pietro, con questo? Era questo che stavi analizzando? Ok. Sì, no, la risposta a Pino è che i certificati, ci sono alcune categorie di certificati, ovvero i reverse bonus cap, che lucrano sulla discesa del sottostante, ma non tutti i certificati naturalmente hanno questa peculiarità, solo i reverse bonus cap ti consentono di aprire una posizione corta, quindi sostanzialmente di insomma, prenderli se auspichi e prevedi una discesa dei prezzi. E qual è il sottostante di questo? AMD. AMD. Ah, ma ce n'è solo uno su AMD? No, uno ce ne sono diversi. Che punta ad andare short. No, io voglio capire, lasciamo stare AMD che l'ha citato Salvatore, non ne sto dicendo un'altra cosa. Sì. Questi qui, di questi reverse bonus cap, sì, quanti ce ne sono? Come reverse bonus cap al momento in quotazione, vediamo un attimo, saranno diversi, ma noi cerchiamo su. Forse intendeva dire su altri strumenti tipo... Sì, su altri strumenti. Consideri, l'unica cosa è questa, che i reverse bonus cap che noi abbiamo emesso sono relative ad emissioni prima, diciamo, della discesa del mercato. Quindi il prodotto che lei può andare a... al momento trovare probabilmente ha già fatto il suo corso, quindi deve un po' analizzarli, però sono 70 al momento in quotazione i reverse, quindi... abbiamo perso Riccardo? Sì, no, siamo persi un attimo. Ecco qua, reverse bonus cap. Sì, sono 70 prodotti quotati. Ecco qui. Sì. Quindi, insomma, su vari sottostanti, come funziona il prodotto? Il prodotto punta a, poi Pietro, dimmi se lo dico bene e se sono chiaro. No, punta. Tu sei l'utilizzatore primario. Allora, il prodotto punta fondamentalmente ad apprezzarsi man mano che il sottostante, quindi che sia l'azione, l'indice, o l'altro prodotto su cui è costruito, perde di valore. Come è strutturato? Cioè, un certificato, però, a differenza di un'azione, ok, ha una vita determinata, quindi ha un range di vita ormai definito all'inizio della sua strutturazione, che può andare da qualche mese fino anche a diversi anni. Ma il certificato, a differenza dell'azione, magari generale, sì. Io vi posso far vedere come porre in atto, cioè come si può strutturarla o svilupparla con un certificato, perché secondo me questo è il senso, capito? Tu hai l'idea di base su un prodotto. Allora, se qualcuno magari vuole fare un investimento su un indice, materia prima, le valute più importanti o titoli azionari, a qualcosa adesso magari facciamo vedere proprio come avviene in tempo reale, insomma, una possibile analisi di quelli che potrebbero essere i prodotti. Pietro, te lo posso dare io uno? Mai. No, non sono di parte, uno così. È recentissima come missione, quindi un paio di settimane fa. È un top bonus su Kering. Ora magari mi odi perché ho preso proprio un sottostante che non ti piace. No, ma l'ho già capito, ne ho parlato col tuo collega Riccardo proprio venerdì in un'altra trasmissione. Pensa a te che... Addirittura. Allora cambiamo? Lo vuoi cambiare? Te ne posso dare un altro? No, va bene, mi piaceva, okay, tutto, l'ho detto. Allora, ok, DE solito 000 HV4 Empoli 93. Pietro, riesci a condividere il tuo monitor? Sì, aspetta, DE 000 HV4 Empoli 93. 4 Empoli 93. Ok. Renato, se lo condividi tu, perché ho l'impossibile sui miei monitor, quindi sto anche facendo altro. Allora, DE 000 HV4 aspetta, allora Empoli devo... Empoli 93. DE 000 HV4 Empoli 93. Scusa Riccardo, DE HV4 sto facendo pure io HV4 4 Empoli 93 9-3 finale 9-3, sì.
Sai perché mi piace? Perché, allora, tanto do qualche caratteristica, poi lascio a Pietro. Perché è un titolo che ha una maturity corta, quindi scade a dicembre. Quota sotto pari, quindi quota 98, 98 e mezzo circa. La barriera, quindi, è osservata solo a dicembre, quindi sarà osservata solo a dicembre, ed è posta al 70% rispetto al PIX iniziale. Ora, se noi non ci aspettiamo un ribasso, quindi al momento la barriera dista rispetto a quello che è la quotazione corrente circa il 25%. Se noi non ci aspettiamo un ribasso del 25%, quindi sino a toccare la barriera, a scadenza ci rimborsa 105, quindi lo compriamo a 98 e ci rimborsa 105. Ma la cosa carina del certificato è che fino alla scadenza Kering, quindi sottostante, può anche quotare in prossimità della barriera, l'importante è che non la tocchi. Cioè Kering può arrivare a quotare anche 357 euro, diciamo molto vicini alla barriera. L'importante è che la barriera non sia a scadenza, non sia toccata. Se la barriera non viene toccato, non viene toccata, allora rimborsa 105. Ok? Quindi, diciamo, in realtà questi sono prodotti che sono ottimi per chi ha una visione moderatamente rialzista, perché se vi aspettate che possa fare un exploit, ovviamente magari andate sul singolo titolo, ma anche se pensate che questo non arrivi a toccare la barriera. E ora mi taccio, lascio la parola a Pietro. Michele dalla Giunciata ha scritto grande azienda, questa qui da Kering. Sì, guarda, per puro caso non ci eravamo messi d'accordo, è proprio il certificato che avevo guardato insieme al tuo collega Roberto. Ma noi... questa è telepatia, e ormai... Fra terroni ci capiamo. Tra l'altro ti ho pensato l'altro giorno, Riccardo, perché ho visto i matrimoni sono consentiti. Ma senza festa, la parte più bella è quella. Ma non è che tu ti dai dietro, è a capire, ma la parte più bella è la festa. Quindi ho pensato, ho detto, questa è proprio una normal persona che hanno fatto per Riccardo, perché l'hanno fa scusare. Va bene, Kering, in due parole, che fa? È un famoso gruppo francese che ha i marchi, diciamo, più famosi del lusso, quindi Gucci, il Saint Laurent, Bottega Veneta, insomma tutti questi qua molto molto famosi e quant'altro. Perché mi piaceva questo prodotto? In due parole l'avevo segnalato per tre ragioni. La prima, perché ha un orizzonte di breve termine. Non amo i prodotti troppo con scadenze troppo lunghe. È molto molto difficile capire anche domani i mercati che fanno sulla BCE, figuriamoci se uno ha la pretesa di capire dove stanno fra due anni. Quindi in principio scadenza 17-12 vuol dire che bisogna soffrire fra virgolette meno di 8 mesi, circa 7 mesi, e quindi attendere insomma per l'esito un periodo ragionevole. Il secondo, perché buona parte o una parte rilevante del fatturato questo gruppo lo fa in Cina, e in Cina, questo l'abbiamo visto in realtà un paio di settimane fa, l'idea che avevo che si ripartirà molto più rapidamente rispetto a quanto si ripartirà altrove. Cioè paradossalmente il virus è partito in Cina, ma loro sono già ripartiti a molla sostanzialmente, meno nella regione di Wuhan, però il resto della Cina già sta iniziando a macinare. E quindi, essendo la Cina un grande consumatore di lusso, il settore del lusso, soprattutto nella parte orientale del mondo, potrebbe apprezzarsi, e questo è un motivo di carattere fondamentale. Il terzo, perché il premio a rischio lo ritengo congruo. In sostanza il prodotto in questo, il sottostante adesso quota 475 euro circa. Il prodotto paga se sostanzialmente da qui alla scadenza il prezzo non perde più del 25%, e quindi la scommessa è che Kering non perda più del 25% da qui a 8 mesi circa, poco meno di 8 mesi, che mi sembra uno scenario difficile. Seconda peculiarità è che
anche se il prezzo vada a toccare la barriera, ma scadenza poi si riporti sopra la barriera che è 356.23, il prodotto comunque ti paga il bonus di 105. E quindi questa è certamente una cosa interessante, considerando che io lo compro a 98,61 in lettera, 105 vuol dire avere un rendimento del 7% in poco meno di 8 mesi, che è assolutamente ragionevole. Quindi è un prodotto che mi piace, uno perché il lusso secondo me può ripartire o può reggere, due perché mi consente di guadagnare sia quando il prezzo sale, scende, il sottostante sale, scende o scende del 25% al laterale, e tre perché tutto sommato adesso è su un prezzo ragionevole, 98,60 in questo momento, insomma mi sembra un prezzo ragionevole. Ci sta, fermo restando, e quello che diceva Riccardo è molto corretto, cioè comprare un prodotto, un certificato, non vuol dire obbligarsi di tenerlo fino alla scadenza di dicembre 20, ma essendoci una quotazione sul mercato regolamentato, un market maker che espone Bidask, ci si può liquidare, ci si può, come dire, stancare, liquidare i prodotti in ogni momento, essendo pronto il market maker ad assorbire quantità anche rilevanti. Certo. Dalla Zoom chat c'era Edoardo, io volevo provare una strategia con certificato su KLM Air France, sottostante inferiore a barriere con scadenza d'agosto, oggi mi pare ma anche il 30%, ho rinunciato alla strategia poiché le sicurezze sui voli sono andate sempre più perdendosi, ma non mi sembrava male. Intanto vola il petrolio, fa notare Christian. Sì, diciamo che purtroppo i titoli del comparto avio piuttosto che trasporti sono un po' rischiosi in questo momento, in linea generale. Quindi è vero che stanno arrivando un po' di aiuti dai governi, però come strategia ci poteva stare fondamentalmente, però bisogna fare attenzione un po' al titolo sottostante, ultimamente stanno risentendo un po'. Ti dico, tra l'altro, parlando di questo titolo, insomma, noi abbiamo emesso proprio di recente vari top bonus, sempre di questa categoria, su Air France, su Lufthansa, proprio per abbracciare anche un po' il comparto, questo comparto qui. Se vuoi, magari ora magari ne ritrovo uno, così magari lo analizziamo, vediamo qualche caratteristica. Pietro, va bene per te, così ne parliamo un po' insieme. Mi allora piace questo freestyle di improvvisazione. Sì, altrimenti se ci prepariamo le cose non vale la pena. Non ha senso. Poi bisogna ritrovarli sempre, come al solito. Allora, vediamo qua. Io nel frattempo faccio vedere un po' la situazione dei mercati. Guardate qui, questo è Bitcoin, mamma mia, più 7%. Andiamo a vedere sugli indici con Dow Jones. In questo momento più 464 punti, toccato al massimo 24,590, siamo adesso 5,70, più 1,94, S&P più 2,24, Nasdaq 100 più 2,84%, Piazza Affari, le borse europee viaggiano con guadagni vicini ai 300 punti per l'Italia, più 1,53, più 2,15 per la Germania, 2,28 per l'Eurostox, 2,24 per la Francia, la Spagna più 2,72, l'indice inglese più 3%, il giorno in cui è nato il figlio a Boris Johnson. E poi andiamo a vedere commodity con gold, lì è ormai sempre sui 1700, e il petrolio che vola più 23%, 24%, guardate lì. Poco fa c'è stato il dato sulle scorte di petrolio, eccole qua, quasi 9 milioni, si scende dai 15 milioni, si prevedeva 10 milioni, guardate qui che è acuto al rialzo, e poi Forex, dollar index 99,76, tra qualche ora c'è l'appuntamento con la Fed, USD 10845. Hai il codice? Sì, vai, DE00HV. 4 E di Empoli, di Domodossola, U1. Vedi che bellino, Pietro, questo. Scadenza corta, dicembre 2020, quota sotto pari ed ha ovviamente un bonus di 120. Ovviamente, visto il momento, il bonus, quindi visto il momento, la rischiosità, il bonus è consistente. Però
alla fine dei conti siamo distanti circa il 26,5% da barriera e insomma maturity di pochi mesi, non tantissima, e fondamentalmente un bonus interessante. 120 non è male come, non è male come, come bonus. Che cosa ne pensi? Ma guarda, secondo me il discorso è questo. Il mondo della, delle aviolinee non sarà più quello di un tempo. Nel senso che tipicamente se tu dovrai rispettare, noi proprio l'altro ieri abbiamo scritto un articolo su questo tema, se dovessero rispettare alla lettera le attuali normative per le quali sostanzialmente un volo sarà pieno quando metà dei passeggeri omologati saranno a bordo, nel senso che ci dovrà essere sostanzialmente un distanziamento di circa un metro, e il problema è che poi per andare a break even le compagnie aeree devono raddoppiare il prezzo del biglietto, no? Ti trovi come certo. Se andava a break even con un volo da 100 persone, ma adesso per normativa e che costava 100 euro, per normativa ne posso caricare 50, a parità di altre condizioni. Esatto. Bisogna anche considerare il prezzo del petrolio, che è una componente importante dei costi delle compagnie aeree. Certo, assolutamente sì, però ritengo che questo, diciamo, questa fase è transitoria, no? Non penso che puoi fare un business plan a 3 anni immaginando il prezzo del petrolio a 15, almeno io non lo farei. Lecito dubbio. Sì, sì, però insomma stai scommettendo su una cosa variabile. In ogni caso la cosa certa è che il ricavo diciamo auspicabile è molto più basso del passato, quindi che cosa succederà? O che le compagnie aeree sono costrette a raddoppiare il costo del biglietto. Non so se vi ricordate, se c'è qualcuno abbastanza anziano come me che si ricorda quanto costavano i biglietti aerei prima delle low cost. Adesso noi abbiamo rimosso perché siamo entrati, però prima un biglietto, che ne so, per fare Milano-Londra prima delle low cost costava una cifra. Allora o torneremo... Milione, mi ricordo in milioni, 1.800.000 lire. Sì, sì, cioè, Milano 500.000 lire, mi ricordo. 500.000 lire, cioè in aereo era un lusso. Esatto, era un lusso. E quindi o ti immagini uno scenario del genere, perché poi diciamola tutta, l'Europa Unita, si parla sempre dell'Europa Unita, secondo me l'Europa Unita non l'hanno fatti i trattati, l'hanno fatta ai low cost, diciamola tutta. Perché sì, no, è brutale, dico, però la percezione dell'Unione ce l'hai quando effettivamente ti metti su un volo a 30 euro e vedi le capitali europee molto facilmente, senza esporre il passaporto, senza fare un investimento e quant'altro. Allora, per andare a punto, due scenari. O pensi che il mondo dei voli e del lungo raggio torna come primo mondo per ricchi, per altospendenti, oppure inevitabilmente pensi che gli stati sovvenzioneranno le compagnie aeree e quindi dici ok, io se ti faccio, ti porto qui in costiera sorrentina, la regione ti paga la metà e il passeggero paga metà, perché se ci pensi è un interesse della regione far atterrare una persona qua in costiera perché puoi spendere. Oppure terzo scenario, ti immagini che scoprono il vaccino e quindi tutte queste misure di distanza sociale cadono e quindi si ritorna al momento. Però la domanda è, nel momento in cui avranno scoperto il vaccino, se l'hanno scoperta, l'impresa è ancora in piedi oppure è crashata? Questa è la cosa. Questo è il concetto, diciamo, generale. Nello specifico sul certificato che hai mostrato tu, questo ragionamento vale, ma fino a un certo punto, perché la scadenza è sempre 17 dicembre 2020, e quindi sono scenari piuttosto... Pietro, io vorrei fare un'integrazione, non è tanto scoprire il vaccino, ma renderlo obbligatorio. Ah beh, certo, qua apriamo un altro... No, questo è il punto, perché io posso scoprire il vaccino e poi non ci faccio niente, è come se non l'avessi scoperto. Quindi lo stacco si avrà, non è quando si scoprirà il vaccino, ma quando questo vaccino sarà diffuso a livello mondiale, obbligatoriamente. Allora a quel punto ci sarà un cambiamento, perché sennò è inutile, che richiuso al vaccino e poi non ce lo fa nessuno, quindi non ha nessuna validità. Questa, no? Vabbè, scusami se intervengo, che non se lo fa nessuno non credo proprio, perché abbiamo tutti gli interessi a farcelo. E chi l'ha detto questo? E chi l'ha detto? A parte che si dovrebbe rendere obbligatorio, vabbè. Allora quello è un altro discorso, problema, se si rende obbligatorio la cosa cambia.
il problema è di altra natura. A proposito di vaccini, scusate, è appena uscita notizia che più tardi l'Istituto Nazionale della Salute americana rilascerà i risultati del trial fatto proprio da G-Lead, quindi più tardi, attenzione, arriveranno quelli che sono.